Italia scegliere? Se non avete troppa voglia di stare a cercare, informarvi, studiare, la taglia che probabilmente fa il caso vostro è la 6. Questo perché in Italia la maggior parte delle legature che effettuiamo sono quelle a triplo sostegno, quindi per esempio avrete visto frontalmente una legatura con zona orizzontale, lembo orizzontale sulla pancia e due diagonali. Quella è la croce avvolgente o triplo sostegno frontale. Vi lascio sotto nei commenti il link così potete andare a vedere di cosa sto parlando. Questa stessa fascia può essere poi usata per portare anche sul fianco, anche sulla schiena, sempre con legature a doppio o a triplo strato. La variabilità della taglia 6 esiste perché se io sono una donna che pesa 55 kg, alta 1,60 m, oppure io sono un uomo alto 1,80 che pesa 100 kg, sicuramente ci sarà una differenza. La donna 1,60 m, 55 kg all'incirca, userà comodamente una taglia 5, quindi riuscirà a fare comunque tutte le legature con questa taglia, mentre l'uomo probabilmente userà una taglia 7. Ci sono delle variazioni in base all'altezza e in base al peso. Cosa fare se in famiglia c'è una donna di questo tipo e un uomo dell'altro tipo? Scegliere la taglia più comoda per la persona che porterà di più, spesso la donna. Questo perché sarà più agile per lei muoversi e fare le legature che usando una taglia 7, che è quella più giusta per l'uomo in questo caso. Oppure scegliere una via di mezzo, una taglia 6. In questo modo la donna avrà le code un pochino più lunghe e l'uomo avrà un po' di difficoltà a fare i nodi e arriverà proprio in punta, ma probabilmente riuscirà comunque ad adattare le legature per riuscire a portare. Ok? Buon portare a tutti!